Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Formula 1 2013. Sempre con le stesse robe, sempre con Andy Devon, però questa volta con il volante, quindi probabilmente mi vedrete andare un po' peggio. Quindi bando alle ciance, iniziamo, dai. Ok. Questa fuori di pista perché c'è il ghiaino. Sì, c'è la morte fuori pista. Io Nella macchina di Berger. non so di chi ce l'ho. Di Villeneuve. Cosa dicevi Anche riguardo questa all'uscita sessione di di pista? pista. Madonna. Ops. Ci metto un beep, non ti preoccupare. Aiò, non riesco a guidare. Gara hai messo 25%. Sì. Ora giro questo qua della qualifica, lo faccio vedere tutto senza tagli perché vabbè, la qualifica, anche se è una merda ormai, poi in gara taglierò tutto quello che c'è da tagliare. Oh, ma non hanno freni queste macchine. No, assolutamente no, anche che veniamo ora da una gara con quelle del 2013 e quindi siamo abituati non male di più. Boh, sono solo 4 secondi dietro a Capelli. Bello, il secondo, sapevo dire il concetto. Gli e te ultimi due proprio, non ci si smentisce. No. No, a te sulla fiancata ci dovreste vedere Rothmans come sponsor, ma è bannato per via che è di sigarette. Ed è come le Ferrari, c'hanno tutte le pezze bianche. Vai. Boh, sono partito no di merda, di più. Svernicio capelli, svernicio capelli. Oh mio Dio! Oh mio Dio! C'era una curva lì in origine. Ma gente che mi è venuta addosso da tutte le parti. Guarda anche da dietro. Levati dalle palle. Io. Coulthard. No, Coulthard. Ah. Olè, ho messo le ruote di No. dietro nella merda. Chi lo dice? No! M'ha incrociato, bastardo! Stavolta non ci è riuscito. Però ci ho provato. Ci ha provato tantissimo, sì. Boia, mi ha sculato la macchina. Guarda, guarda. Olè, nel ghiaino, tiè. No, questa non la posso prendere in pieno. Cazzo. Grazie, ingegnere. Cosa ti ha detto? Grazie ai pneumatici morbidi, la vettura che ti segue è avvantaggiata. Fino a prova contraria ce l'ho pure io. Però, Io non so che pneumatici magari. c'ho. Io penso l'abbiano differenziati così in gioco. Nella realtà No, non cambiano sono. assolutamente nulla. Sì, Merda. c'era qualcuno, in teoria, nella curva. Aiò! Lo so, è che mi si sono spostati i pedali. Pensavo di frenare, invece l'ho semplicemente spostati più indietro. Ora, appena ci sei, ti faccio passare, dai. È stata No, una. non ti preoccupare, c'è il mondo intero.
Sì, vabbè, ho frenato sull'erba praticamente. Ah, ma Mantle è dietro di noi? Sì. E non mi riesce nemmeno a sorpassarlo, bastardo. Per quale bug temporale è così indietro? Ma che ne so. Qualcuno vai pit. Ho fatto una bastardata. Di nuovo con la ossa tipo Hamilton prima. No, no, io sono andato ai pit, però non ho frenato. Ah, hai preso qualcuno in pieno? No, no, però ho fatto un sorpasso sulla corsia dei box. Lol. Però c'ho le gomme di acce di frigo, dei, guarda là. Proprio celesti sono. Boia, de. C'ha avuto paura anche il computer, mi ha reso talmente invisibile che sono passato dentro a Schecter. Oh, io non riesco a frenarmi, si sono spostati troppo i pedali. Baffanculo. Il mi ha passato. A me mi ha passato capelli. Ah, i marble sul volante. Sì, anch'io. Mi stanno mangiando le mani. Affa in culo, va, va. Porco. Bip. Boh, direi che la mia gara è andata abbondantemente a puttane. Tutto girato, non so nemmeno a metà. Dai, obiettivo della gara è raggiungere i capelli, assolutamente. Di buono, ce la puoi fare. Io non ho mai provato l'entrata ai box di sta pista. Come cazzo si fa? E il suicidio. Ah, ho capito come hai fatto a guadagnare la posizione. Capito? Non ho curvato. Ma sei andato diritto. Sì. Gomme, duri. Dai, sorpassone su capelli, grande, infrenata. Boh, in fondo ce l'ho a box io. Fammi guadagnare veloci. Qualche secondo con l'entrata ai box. Veloci! Ma no! Sono stupidi! Io ho guadagnato. Mi hanno fatto passare Prost. Ah! Prost ha buttato fuori il Vine. Penalità. Oh. Fatemi partire. Fatemi partire. Boia, che cazzo aspettate? Tutto mi sei dato 6 secondi e mezzo di sosta. Io l'ho guardato, avevano finito a 4 e 1. Non c'è male. Boh, le gomme fredde. Le gomme fredde. Aio! Ma guarda questi tizi infami. Cioè, hai dovuto fare a botte con Prost per far passare Schumacher. Sì, io ho dovuto frenare per evitare di ammazzare il fratellino di Schumacher che con le gomme di acciaio andava 2 all'ora e si era messo in mezzo alla pista. Sì, escono dai box in piena curva loro. Che cazzo dicono? Fai la sosta, ma sono impazziti. Ho messo le gomme dure. Con queste lì non devi mica mettere tutte e due le mescole, vero? No. E allora io vado fino in fondo, ma sono impazziti. Oh, ma sono duri, Chi? Quelli dei box? Ci dicono non dimenticarti di rientrare box. Ma siete impazziti, non rientro. No! Ma non è vero, dai, è una bugia. Cosa hai fatto? Mi è arrivato. No! Ops! Ho provato a fare l'ingresso dei box come te. Non ho visto il muro. Ci vuole un po' di. Il muro. Sai quel blocco di marmo grosso? Sì. Più o meno quanto la torre di Pisa, Ho presente. Lo... Sai che per fare l'ingresso come lo faccio io ci vuole un po' di pratica. L'ho distrutta un paio di volte anch'io la vettura. Vabbè, tanto la gara era puttana. Mi era arrivato l'avviso della bandierina. Promemoria il regolamento. Devi usare gomme morbide. Ah, ecco allora. Con le macchine degli anni 90. Ok. Dio santissimo, sempre lodato. Vabbè, ma l'ha superato capelli te. Ah sì, è dietro? Sì, davanti a te c'hai lei, sì.
Sì, Alesi è davanti, ma pensavo fosse ancora più davanti. Quelli è undicesimo. Addirittura? Ottimo. Boia te. Nella puttana merda. Puttana della miseria Laida, schifosissima, rotta nel culo di sua madre Troia. No, non ti fa passare, non ti... Bastardo, è passato. È passato anche a capelli. Ok, va bene. Ho un giro e mezzo circa per recuperare i capelli, ce la posso fare. Sono belli. Ce la devo fare. Dai. Vai ora. Boh, sul dritto lui davvero non ha velocità. Grande! No! La strada è quella grigia. Davvero, pensavo fosse quella verdognola. Ops, ops, ops. Dai! Festeggiamo. Ho vinto capelli. Ho vinto un parrucchino. Bene ragazzi, sorseggiando il caffè, vi dico che la puntata di oggi finisce qua. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e shareate il video con il mondo intero. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi. Ciao.